Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento con Linea Rovente, naturalmente in diretta dai nostri studi. Allora, iniziamo a parlare subito di un argomento caldo legato proprio alla stagione, alle temperature che si sono elevate da qualche tempo. Inizia a pensarsi ad andare al mare, a mettersi in costume, si comincia a pensare alla linea, agli abiti leggeri da indossare, si apre l'armadio e inevitabilmente qualche chilo di troppo accumulato soprattutto nel corso dell'inverno e delle tante feste tra Natale, Pasqua e qualche altra festa, magari comunioni, cresime o comunque banchetti a cui abbiamo partecipato, ci hanno lasciato qualche ricordo. E quindi cosa si fa? Si comincia a pensare al mettersi a dieta. Ma quale dieta seguire? Quale metodo iniziare a sposare per arrivare alla così tanto temuta prova costume o magari a decidere di rientrare in quella camicetta o quel top che tanto ci piaceva per quanto riguarda noi donne o magari per gli uomini semplicemente riuscire a togliersi il pullover e mettere le camicie con un po' più di nonchalance? Questa è la domanda che ci siamo posti in redazione e abbiamo individuato un nuovo metodo che viene promosso da più tempo e ci siamo chiesti se sia veramente una valida alternativa. Quindi il titolo della trasmissione di oggi appunto è Metodo Gift, alternativa valida, e lo chiediamo proprio al dottor Francesco Garritano, biologo nutrizionista che questo metodo lo studia e lo applica già da un po'. Benvenuto dottore ciao, Garritano, ciao, grazie Sandra. Per aver accettato il nostro invito. E allora, metodo GIFT, intanto io ho letto perché mi sono documentata, questo metodo rientra nella dieta di segnale, ma dobbiamo comunque cominciare a dire che cos'è il metodo GIFT e da cosa si differenzia da quelle che sono invece le diete tradizionali a cui tutti noi siamo abituati. Assolutamente sì, allora hai fatto bene a chiamarlo metodo perché diciamo io da tempo non chiamo più dieta, non nomino più il termine dieta per il semplice fatto che ricorda la vecchia restrizione calorica, il fare la fame e tutto il resto. Il metodo GIFT è stato ideato dal dottor Speciani, con cui collaboro da diversi anni, ed è comunque un metodo innovativo perché comunque non è più basato sul concetto delle calorie, ma è un metodo basato sui corretti segnali che arrivano al nostro cervello, alla nostra centralina, quindi l'ipotalamo, che se gli arrivano i corretti segnali giusti, che possono essere quindi dai cibi di qualità, da un buon sonno ristoratore, quindi tanti segnali che possono arrivare a questa centralina, la nostra centralina decide se metterci in una situazione di on, di farci dimagrire, o di off, mandando a sua volta dei segnali verso gli organi effettori, quindi la tiroide, le gonadi, muscolo e sul rene, e quindi di attivarli, quindi attivare i nostri assi e quindi farci dimagrire, io dico, aggiungo sempre in salute, perché bisogna dimagrire bene, questo è il concetto. Il discorso calorico, discorso che dobbiamo, abbiamo fatto dei passi in avanti, no? In 50 anni di dietologia, perché diciamo, faccio sempre questo esempio, una caloria è uguale a un'altra caloria dal punto termodinamico, e diciamo, per chi ci sta seguendo spiego come si calcolano le calorie, basta mettere si calcolano con delle macchine, io inserisco l'alimento e questo alimento comincia a bruciare, quindi si chiama bomba calorimetrica, sono dei calorimetri indiretti. Però noi non siamo così, cioè noi quando ingeriamo un cibo non siamo delle macchine calorimetriche, quindi il cibo farà un percorso, potrà formarci ATP o formare calore, però chiaramente se formo calore che è una cosa, se forma molta ATP è un'altra situazione. Quindi a seconda di quello che mi va a fare, allora il corpo sarà in un'attivazione metabolica o meno.
Quindi, e poi l'esempio pratico, giusto per far capire a chi ci sta seguendo, è proprio mangiare una mela o mangiare un caffè con lo zucchero, magari possono avere le stesse calorie, magari, giusto per. Però l'effetto è totalmente diverso della mela che entra nel nostro corpo, quindi un frutto sano, uno potrebbe dire ma nella mela c'è il fruttosio, ma quel fruttosio è lo zucchero della frutta, quindi quello naturale, quello capsulato dalle fibre, quindi, Quindi fa mentre sicuramente meno danni di meno un danno di un caffè. caffè con lo zucchero con sbalzi dell'insulina, che sappiamo che l'insulina è un pro-infiammatorio e quindi determina un sacco di disastri a livello organico. Allora, dottore, prima di entrare però nello specifico e nei tecnicismi di quelli che sono appunto anche i paragoni fra i diversi alimenti, partiamo da un assunto di base. Cosa vuol dire dimagrire? Perché quello che è insomma l'avversario di tutti noi comuni mortali indiscutibilmente è la bilancia. È da lì che ciascuno di noi parte quando decide di perdere peso, perché magari si guarda allo specchio, non si piace più. Come dicevo all'inizio della trasmissione, c'è quell'abito, quel particolare indumento che avevi comprato l'anno prima o magari qualche anno prima, vorresti rientrarci, poi ti pesi e la bilancia ti dà quelle cifre che dici non è possibile, io sia arrivato a questo Assolutamente. peso. Allora, io guarda, il libro che ho scritto, Il dimagrimento parte dalla testa, la bilancia l'ho definita la malefica bilancia, cioè la strega cattiva che ci induce dipendenza, e quindi l'ho messo proprio nel capitolo dell'abbandono delle diete, cioè il fatto che oggi ci pesiamo e abbiamo un numerino, questo numerino però lo dobbiamo scomporre in grasso, muscolo, acqua, quindi non sappiamo se ci pesiamo, se magari vediamo questo numerino che si è abbassato, se abbiamo perso del grasso o del muscolo o dell'acqua. Adesso magari se quello che sto riscontrando proprio in questi giorni è che magari ci può essere un aumento un pochino del peso perché fa molto caldo, quindi c'è una vasodilatazione e quindi ci sono molti liquidi di ritenzione e quindi magari le persone che si vanno a pesare trovano un Una brutto brutta momento, una sorpresa. brutta sorpresa con la bilancia perché dicono: ah, caspita, io sto seguendo il regime alimentare alla perfezione, però mi sono pesato, stamattina faccio un chilo in più. Ma un chilo di liquidi è un litro in più, quindi è diverso da un chilo di grasso. Quindi dobbiamo cominciare a uscire fuori dallo schema che il vero dimagrimento, come dicevi tu prima, è perdita di grasso, mettere muscolo, perdere acqua di ritenzione. Non come i vecchi regimi alimentari ipocalorici, le diete che abbassavano troppo le calorie, che andavano a far perdere praticamente sia il grasso, ma in contemporanea si perdeva anche del muscolo e dell'acqua. Quindi una sana, diciamo, una sana dieta, un metodo corretto è quello che non fa perdere tonicità nel muscolo e soprattutto il controllo, diciamo, deve essere al centimetro, per cui il jeans piuttosto che la camicia o l'abito è quello il metro di misura che dobbiamo seguire. Assolutamente sì, perché io da tempo non dico quando vengono le persone in studio, lasciate stare il numerino, vediamo, io uso in studio il bioimpedanziometro, una macchina che mi calcola e dovremmo utilizzarla tutti quanti quando si fa un vero percorso perché mi misura quelle tre cose che ho detto prima, grasso, muscolo, acqua, quindi quella mi permette di vedere proprio precisamente come sta andando il mio metodo alimentare. Ma la cosa importante è, come dicevi, non usate più la bilancia, ma i centimetri, cioè guardatevi da soli, cioè se vi va, se siete scesi di una taglia, a livello corporeo qualcosa sarà successo, ponetevi il dubbio. Magari sulla bilancia può essere anche un chilo in più, ma poi ti vanno i vestiti, quindi magari sarà muscolo che ho messo e ho perso del grasso e si sono compensati. Faccio sempre l'esempio, nella mia sala d'attesa, faccio vedere come il grasso pesa quanto il muscolo, un chilo di grasso pesa quanto un chilo di muscolo, però il muscolo occupa un volume che è la metà del grasso. Quindi una persona di 90 kg può essere 90 kg di cicetta, un altro 90 kg, diciamo, può essere invece una persona ben muscolata, Definita e quindi asciutta. asciutta, e quindi due 90 kg, con tutti che sono due pesi, li vediamo allo stesso numero, lo vediamo, uno è in una situazione da migliorare, l'altro è bella tonica. Infatti vi riallaccio proprio al termine. Cosa significa dieta GIFT? Infatti la G sta per gradualità, la I sta per individualità, la P
F sta per flessibilità e la T, guarda caso, sta per tono muscolare. Cioè dobbiamo cercare di perdere grasso e mettere la T, mettere tono per stare in forma, perché il muscolo è la parte metabolicamente attiva del nostro corpo e solo se un corpo è ben muscolato, allora vivremo tranquilli. Per far mettere un po' paura ai pazienti dico che il nostro cuore è un muscolo, se io perdo un po' di muscolo perdo un pezzo di cuore, quindi giusto per far capire l'importanza di questo concetto qua che abbiamo appena espresso. Ok, abbiamo già una telefonata, mi pare di capire. Pronto? Con chi parliamo? Pronto, buongiorno, sono Roberta. Mi perdoni, pronto? Ho capito poco il suo nome, me lo può ripetere? Roberta. Roberta, benvenuta in diretta. Prego, ha una domanda da porre al dottor Garritano? Sì, volevo chiedergli, è la prima volta che sento questo nome di una dieta che si chiama GIFT. Questo tipo di dieta può essere d'aiuto in caso di cicli irregolari, perché io ne soffro, però ho fatto sia controlli eccetera, ma da un punto di vista organico sto bene. Mangio in modo un po' disordinato e allora volevo sapere se con il metodo GIFT potrei in qualche modo risolvere i miei problemi di regolarità. Sì, allora, questo del ciclo mestruale non è la prima volta che mi capita, perché ovviamente molte persone vengono in studio e vengono con problemi di amenorrea, ciclo irregolare, e poi vai ad analizzare quello che vanno a mangiare e vedo la fame. Vedo colazioni, pranzi, cene molto ridotte, quindi a volte ho chiesto pure che diete stavano seguendo ed erano quelle diete da 1000 calorie, dove la persona veramente scende molto con i consumi energetici. È quello che ne risente, siccome noi ci lavoriamo molto su un ormone che si chiama leptina, che questa leptina viene secreta dagli adipociti. Questa leptina è l'ormone metabolico più forte che noi abbiamo. Questa arriva alla centralina ipotalamo e dall'ipotalamo abbiamo detto che partono dei segnali verso il basso, tra cui quello, guarda caso, l'asse LH-FSH, che è quello del ciclo mestruale. Se la leptina segnala alla centralina che stiamo mangiando poco, la prima cosa che viene inibita è proprio questo asse della fertilità, lo chiamo, e quindi praticamente il ciclo non comincia a essere irregolare, ma si può avere anche nel caso dell'anoressia, per esempio, la perdita del ciclo perché si sta mangiando poco e quindi quest'asse non viene più attivato e quindi la persona perde il ciclo. Poi, guarda caso, si deve fare un lavoro di correggere, pare che ho sentito che la ragazza non mangia in maniera regolare, dobbiamo cominciare a regolarizzare l'alimentazione, farla mangiare molto al mattino, educazione alimentare, quindi il ciclo praticamente si comincia anche a regolarizzare perché si va a lavorare su questo asse, quindi ipotalamo, ipofisi, gonadi. Roberta, soddisfatta della risposta? Altri dubbi? Sì, grazie. Grazie a lei per averci contattato, una buona giornata. Ne approfitto, certo. Perché prima ho parlato di leptina e non tutti ovviamente che stanno seguendo sanno che cos'è. Entriamo un attimo questi termini scientifici. È venuta la domanda, ma ovviamente allora Friedman nel 94 in Pennsylvania ha scoperto questa molecolina che veniva secreta dagli adipociti. Questi adipociti, quindi non più il tessuto adiposo visto come un semplice organo spazzatura di raccolta, ma un organo endocrino. Quindi praticamente questa leptina è un ormone molto forte, che è un segnalatore, abbiamo detto prima, che va verso l'ipotalamo, dall'ipotalamo il segnale passa all'ipofisi e dall'ipofisi passa ai quattro assi che sono la tiroide, le gonadi, i muscoli e il surrene. Nel frattempo in regia hanno trovato, per ricollegarsi al discorso prima del peso, la differenza appunto fra un fisico asciutto, tonico, decisamente anche muscoloso, e invece appunto un fisico dello stesso peso, però ovviamente decisamente ricco di grasso.
questo che volevo dire, questo volevo dire che il 90 kg può essere il corpo muscoloso, che mi va bene, quello a sinistra, quello a destra mi va poco bene, perché è un soprattutto fisico sul quale sicuramente rischio, bisogna lavorare. Ma un soggetto a rischio, perché vedo per esempio quel grasso che ha all'addome, un grasso viscerale, ed è un grasso molto pericoloso, quindi in questo caso bisogna fare un grande lavoro, perché quello si chiama, quello è un soggetto metabolico, è un soggetto con una sindrome metabolica, un soggetto che ha rischio cardiovascolare. Quindi... Sì, perché poi non dimentichiamo che per quanto l'80% forse della popolazione italiana pensi più a un discorso di estetica, di fisicità nel perdere peso, c'è invece una grossissima componente di salute, quindi di patologie legate al sovrappeso e alla cattiva alimentazione. Assolutamente, la prima cosa che io dico quando si presenta una persona in studio è che dovete prima stare in salute e poi pensare al dimagrimento. Perché il dimagrimento verrà di conseguenza, se una persona sta in salute, tutti gli assi metabolici mi funzionano meglio, poi la persona dimagrirà, però prima dobbiamo cominciare a capire che la persona deve stare bene. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parliamo? Salve, buongiorno, sono Giovanni. Buongiorno Giovanni, da dove ci chiama? Allora, chiamo da Rende. Sì, prego, ha una domanda per il dottor Garritano? Sì, allora, dottore, vorrei chiederle una particolarità. Lei ha parlato di questa leptina come appunto ormone importante per il nostro metabolismo, però io vorrei capire come mai questa leptina, anche attraverso dei libri che ho letto precedentemente, è poco presente nella letteratura scientifica e soprattutto in molti libri di nutrizione. Penso sì, che Giovanni sia comunque uno studioso, è uno studente Giovanni, lei? Ho intrapreso un po' la mia passione per la nutrizione ultimamente, mi sto appassionando di questo argomento e sto iniziando a leggere qualcosa a proposito. No, perché è una domanda prettamente tecnica, ecco sì, perché mi veniva da chiedere. Sì. Apprezzo la domanda perché me la fanno in pochi questa cosa qui. È molto, molto attirente, allora, perché se noi prendiamo un vecchio libro di nutrizione, di leptina troviamo pochissimo, mentre parlando una volta con il dottor Speciani mi disse proprio testuali parole: tu per valutare un libro se è di buona qualità, un libro di nutrizione, vai al capitolo della leptina, di queste molecoline che sono state scoperte, è vero, del 94, ma dal 94 sono state scoperte altre molecole. Comincia a guardare queste cose qua e allora sarà un libro aggiornato, quindi di cominciare a leggere, a documentarsi su che cosa c'è di nuovo. Ecco perché prima abbiamo iniziato la trasmissione, come la iniziavi tu, cosa c'è di nuovo nel metodo GIFT. Il metodo GIFT è un metodo rivoluzionario, sicuramente, perché a parte abbandonare il concetto calorico e delle grammature, che poi magari spieghiamo perché delle grammature, dobbiamo far capire a chi ci segue perché abbandoniamo le grammature, ma soprattutto perché parliamo di molecole segnale. Credo la persona che ci ha chiamato diceva che è il più potente ormone metabolico. Cioè, quando nel 94, dicevo prima, è stata scoperta questa leptina, non si è data grande importanza, magari proprio all'inizio, magari perché le persone che sono carenti di leptina sono le persone sono geneticamente, manco proprio del gene che codifica per la leptina. Però poi si è visto più in là che la leptina andava oltre alla sola mancanza genetica, quindi si è vista qualcosina in più, e tra cui quello che ho spiegato prima di tutta l'attivazione degli assi metabolici. Grazie Giovanni per averci chiamato, una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Salve.
Ecco, entriamo quindi in questo metodo così innovativo, come giustamente diceva anche lei, Sì. proprio perché c'è l'abbandono del calcolo delle calorie, ma soprattutto del dover pesare gli alimenti, per cui non più la famosa dieta scritta con i 60 grammi di pasta piuttosto che l'insalata da 100 grammi o la mozzarella, e soprattutto non c'è più le persone che vanno a fare la spesa proprio con la lista. Certo, certo. Nel Questo è... frattempo, appunto, dalla regia continuano a farci vedere la differenza fra i vari fisici dove ci sono toni muscolari attivi e La regia è stata ovviamente. molto bella, perché questa è l'immagine che ho messo nello studio, proprio nella proprio attinente, perché ho messo proprio questa immagine, perché mi vengono, diciamo, molte pazienti donne, e proprio questa è una delle immagini che ho Dobbiamo dire anche messo. che sicuramente è frutto anche di attività sportiva, eh? Questo Assolutamente. è indubbio, Ecco, non poi dimentichiamolo. parleremo di questa cosa, perché se io devo, anzi, ne accendiamo adesso, Certo. perché se devo cambiare lo stile di vita, io con la dieta GIFT devo andare a modificare la vita del paziente. Devo cambiarla sia dal punto di vista alimentare, sia dall'attività sportiva, perché quello che anche ho scritto nel libro, che le persone oggi sono diventate troppo sedentarie, tendono ad abbandonare il proprio orticello perché non vogliono uscire, vogliono che noi entriamo nell'orticello e non che loro escono, e vogliono i metodi più rapidi, che non sono sicuramente i metodi più Diciamo che i sicuri. miracoli non esistono, I partiamo miracoli da non questo presupposto, dottor Garritano. assolutamente i miracoli non esistono, e poi se avremo modo parleremo anche dell'effetto yo-yo, che è drammatico, no? C'è il fatto che uno magari ti fa avere il miracolo, però poi il miracolo finisce, cioè ritornando di Lo nuovo. stile di vita è necessario ovviamente volerlo cambiare, perché Sì. altrimenti si inizia un percorso e poi se lo si abbandona perché Assolutamente. non si ha la volontà, la forza di volontà di Assolutamente. proseguire, è una sconfitta per Sì, chi decide, insomma, di intraprenderlo questo infatti percorso. le parole chiave che ho messo nel libro sono proprio determinazione, costanza, volontà, obiettivi, perché uno si deve porre sempre un obiettivo, che li ho chiamato obiettivi SMART, obiettivi facilmente raggiungibili, però devi avere quella costanza e quella motivazione. A volte vedo che vengono con la motivazione i pazienti di studio, e poi questa, però non sono costanti. Invece poi mi sorprende invece il contrario, che mi vengono un po' demotivati, ci stanno un po' a riflettere, però quando capiscono che è un metodo innovativo, ecco, cominciano a essere continui e si vedono dei risultati. Appunto, parlavamo dell'eliminazione della bilancia sia per pesare se stessi, ma soprattutto per pesare, gli alimenti. Assolutamente sì. Spieghiamo questo concetto, che non è facile da capire, perché noi diciamo, partendo dalla colazione da re, pranzo da principe, cena da poveri, cioè rispettare la crononutrizione, cioè come si alimentava il vecchio contadino di un tempo: mangiava tanto a colazione e poi scaricava molto la cena, perché poi la mattina dopo si doveva rialzare, e quindi doveva affrontare poi il duro lavoro, e quindi ritornava a mangiare. Anche gli avanzi della cena, qualcosa della cena precedente. Quindi il fatto che noi diciamo che tra colazione e pranzo, e tra pranzo e cena, non ci deve essere fame. Il niente fame deve spingere Non si deve questo. arrivare Non si affamati, deve non si arrivare deve arrivare affamati. praticamente col coltello fra i Ah, denti, praticamente. assolutamente. E diciamo, in natura questa cosa qui è molto seguita dagli animali, che in natura non esistono animali obesi, esiste l'animale normopeso e l'animale sottopeso, poverino, che non trova cibo. Cioè, gli animali che stiamo rovinando sono quelli dell'uomo, quelli che Quelli domestici. domestici, purtroppo, che l'uomo li sta veramente rovinando con l'abuso di o con dando cibo spazzatura, e quindi stanno diventando in quel modo. Ma in natura noi dobbiamo seguire un po' anche la natura, cioè la natura ci insegna. Quindi io faccio una colazione con un giusto apporto di carboidrati, proteine, fibra. Se questa colazione mi porta al pasto, al pranzo, vuol dire che quelle quantità sono le quantità Corretto. giuste. Cioè, non devo stare lì a Non devo aver scervellarmi. bisogno, diciamo, dello snack di metà mattina. Se il mio La, se, fisico se la vuoi, la chiede. frutta è libera. Infatti noi diciamo frutta e verdura libera, ma non per fame, perché se hai quella fame vuol dire che il corpo ti sta richiedendo qualcosa, perché è stato insufficiente il pasto precedente. Quindi attenzione, che questo, noi diciamo i tre pasti principali, li
gli spuntini liberi non per fame e devi arrivare al passo successivo e ti regoli tu con le quantità perché non esistono grammature precise. Perfetto. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ritorniamo subito dopo ancora per raccontarvi il metodo GIFT. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi, seconda parte della nostra linea rovente. Oggi ci chiediamo se il metodo GIFT è davvero un'alternativa valida che possa sostituire le innumerevoli diete che nel corso dei decenni, lo possiamo dire senza davvero tema di essere smentiti, hanno tentato quasi in maniera miracolosa di far perdere dei chili anche in maniera rapida. Ce lo chiediamo in compagnia del dottor Francesco Garritano, biologo nutrizionista. Da tempo appunto lui si occupa di applicare questo metodo a numerosissimi pazienti un po' in giro in tutta Italia. Dottor Garritano, stavamo parlando appunto dell'abolizione totale del calcolo delle calorie in questo metodo, certo, innovativo, ma soprattutto ovviamente abbinato a un sano esercizio fisico regolare, perché altrimenti la tonicità del muscolo, beh, ovviamente non è che quello arrivi da sé. No, no, anche perché dobbiamo capire che se ci rifacciamo un pochino alla preistoria, l'uomo della preistoria, cacciatore raccoglitore, faceva circa 30-40 km al giorno. Noi siamo con i contapassi, vediamo 10.000 passi al giorno, ma l'uomo raccoglitore, cacciatore faceva quei chilometri, quindi l'attività fisica è importante come attivatore del metabolismo, come seguire una corretta alimentazione. Quindi io quando spiego il metodo GIFT dico 50% è alimentazione sana, quindi corretta, corretti segnali, tutto il resto. Nel frattempo dalla regia ci propongono queste immagini proprio per mostrarci anche tutti quelli che potrebbero essere gli errori che molti di noi commettono a tavola, poi magari andiamo ad analizzare anche quello che vediamo su quel tavolo. Sì, e quindi diciamo l'altra parte per rimettersi in forma è diciamo fare attività fisica, ma io ho preso un trucchetto, ho preso un vecchio ricettario, un ricettario da medico rosso, ma scherzoso, e ho segnato, do la ricettina a volte con la scritta, tu mi devi fare un'ora di camminata al giorno. Io faccio proprio Può essere però una cosa anche che funziona, proprio perché è un discorso psicologico, se io esco con la ricetta del medico, seguo la prescrizione. Allora, io non capisco perché vanno dall'endocrinologo, gli dà subito il farmaco e lo prendono, vanno dal cardiologo, subito il farmaco, come vengono da me, attività fisica non la fanno, e c'è qualche problema, anche perché il movimento è il farmaco più potente che abbiamo ed è gratis, quindi fare diciamo anche per le persone, io visito pure a Milano e a Milano vengono pure persone super impegnate, io dico cerchiamo pure di farlo al mattino appena sveglio del movimento, perché magari la giornata non si sa mai come andrà a finire. Certo. E poi fai la colazione, poi fai la doccia e poi parti con la giornata. Quindi ritagliamocelo questo movimento per stare in forma, perché dopo che hai fatto un movimento si liberano endorfine a livello cerebrale, stai pure meglio. Magari solo all'inizio magari cominci a dire no, non lo voglio fare, oggi sono così. È una questione di pigrizia mentale. Pigrizia mentale, poi invece quando lo cominci a fare poi piace. Come il discorso che facevamo fuori onda con te, diciamo dell'integrale, che c'è magari il discorso di mangiare integrale, no, non mi va l'integrale, perché magari non l'hanno mai assaggiato, poi quando lo assaggio dice ah che buono, cioè cominciare anche pure a lasciarsi tentare insomma dalle novità o quantomeno accostarsi alla novità. Per vedere poi se fa per... Ma poi c'è anche variare il nostro cibo, è un altro segnale importante, per esempio le persone mangiano sempre glutine, cose. Come il discorso che facevamo frumento, tutti i cibi ricchi di glutine, ma sappiamo bene che esiste anche la quinoa che è buonissima. E poi ci sono queste cose che insomma non fanno poi troppo bene, non solo proprio al fisico, ma penso anche alla... Qua c'è un errore
che praticamente ecco, non, di una, questa signora almeno mi viene in mente che non per chi magari ecco, lavora su turni di turnisti, sì, magari che non hanno la possibilità di prepararsi l'insalato o altro, si finisce poi ecco, per passare dal fast food, portarsi il panino, prendere magari il tramezzino che c'è nel distributore automatico, quello diventa un limite, sì, per chi non riesce ad organizzarsi. E lì noi diciamo sempre che se vuoi veramente cambiare quell'immagine, se possiamo ritornare sull'immagine della, ecco, diciamo, questa persona non sta facendo il suo break davanti a un computer, cioè non ha neanche la mezz'oretta della pausa, sta mangiando direttamente sui tasti del computer. Cioè invece quello che dico io, ritagliamoci la mezz'oretta, quindi mangiamo, chi con mangia calma, anche mentre guida, mentre guida, quindi ok, quindi diciamo allora siamo un po' messi, siamo messi un pochino, siamo messi peggio, quindi, ma il fatto di prepararsi la sera prima qualcosina ed evitiamo di prendere quei cibi che sono, io li chiamo fast food, cibo junk food, quindi cibo spazzatura. A un certo punto prepararsi un'insalata di riso, un'insalata di pasta, un'insalatona, hai un tempo che mangia allo stesso modo di quei panini in quei imbottiti stracarichi di roba, sono più sani, più salutari, sarà più salutare, riesci anche a rendere di più. Poi io a un certo punto, quando discuto con la persona di fronte, poi dico, ma poi devi affrontare un pomeriggio, se tu mangi in quel modo o addirittura saltare i pasti, che è un'altra cosa poi sbagliata, la resa energetica come sarà? Poi addirittura c'è uno sbaglio che se salti i pasti andiamo a pagarla poi nel pasto poi serale, perché il pasto serale diventa quello conviviale, perché siamo magari nella persona classica magari che mi fa un caffettino la mattina, salta il pasto, ecco, se a cena c'è l'abbondanza sulla tavola, allora magari quella persona giustamente è affamata, e allora mangerà di tutto. La notte, a parte i disturbi che si presentano, ma siamo nella seconda parte della giornata, che ricordiamo a chi ci sta seguendo che siamo in una condizione che si chiama anabolismo, cioè il metabolismo è una fase di costruzione, mentre quindi il metabolismo è un po' più lento rispetto alla mattina. Quindi io, se devo spostare le mie pedine, ecco, col metodo GIFT le vado a spostare tutte nella prima parte dove ho un metabolismo più rapido, ma non nella parte serale dove rischiamo veramente di disturbare il sonno, disturbare il GH, disturbare tante altre cose. Ci sono queste immagini. Stanno divertendo da morire in regia per mostrarci tutta una serie sicuramente anche di errori o comunque di esagerazioni. Ma guarda, in questo panino vedo dell'integrale, almeno mi sembra che ci sia qualcosa di integrale, qualcosa di verdura e qualcosa di proteina. Potrebbe quindi andare bene come un sostitutivo del pranzo, uno snack alla adeguato. Fine sì, si possono preparare tante cose. Io parlavo prima dell'insalata di riso, insalata di pasta, ma un bel panino integrale con quelle cose che abbiamo visto prima, con della verdura e delle proteine, potrebbe essere anche un'alternativa valida. Non è forza che uno deve mangiare primo, secondo e contorno su tre portate diverse, ma può fare un piatto unico tranquillamente. Abbiamo una telefonata, pronto? Con chi parliamo? Buongiorno, sono Andrea. Buongiorno Andrea, da dove ci chiama? Allora, vengo da Castrovillari, volevo fare una domanda al dottor Garritano. Prego. Allora, visto che ho sentito parlare di dieta GIFT, mi è incuriosito il fatto che è importante fare una colazione abbondante. Però io volevo un attimino sapere una cosa, visto che io la mattina mangio poco perché non ho tempo e non ho nemmeno tanta fame, quindi come fare per riuscire a fare una colazione abbondante e quindi avere questi benefici che insomma sto sentendo dire, insomma? Sì, questa è una bella domanda. Allora, qua io lavoro moltissimo di gradualità, perché non puoi dire a una persona che è abituata subito a un caffettino, subito andare sulle uova strapazzate. Lì bisogna lavorare piano piano e sicuramente poi lavorare su scaricare un po' la cena, vedere quello che mangi a cena, perché se ovviamente mangi molto a cena la digestione sarà un po' più lenta e ti riporti alla colazione a non avere fame.
E poi soprattutto si cerca di lavorare anche sul discorso attività fisica. Affamiamoci andando a fare, magari appena svegli, non ho fame, fai un'attività, fai una corsetta anche di mezz'oretta, ma poi uno c'ha la cicletta, un tapirulan, qualcosina la si trova pure a casa, no, da fare. Poi dopo che hai finito, magari quella spesa energetica che hai fatto con l'attività fisica ti porta pure ad aprire un po' l'appetito e riuscire a mangiare. Perché la colazione insieme al movimento, ripetiamo che sono i due attivatori del metabolismo. Andrea, se la deve far venire la fame in qualche modo? Sì, mi pare di capire che bisogna avere un po' di pazienza. Allora ci devo provare perché effettivamente... Poi mi capita spesso che a metà mattinata ho fame, magari mi tocca mangiare qualcosa per coprire un attimino un crackers, un pacco di crackers. Quindi. Sì, infatti il discorso dei fuori pasto, il fatto che mangiamo poco, poi abbiamo questa fame. Noi abbiamo detto che la frutta e verdura è libera non per fame, però se c'è fame vuol dire che il corpo ti sta chiedendo qualcosa a monte. A monte, quindi noi dobbiamo sempre agire a monte e non a valle. Quindi in questo caso se il corpo si sta chiedendo del cibo, ti sta chiedendo energia, vuol dire che devi ritornare il giorno prima a sforzarti in modo graduale sulla colazione. Grazie per averci chiamato Andrea, una buona giornata. Grazie a voi, salve. Buona giornata. No, mi veniva in mente, dottor Garitano, che paradossalmente quando invece andiamo in vacanza, magari nei villaggi turistici piuttosto che in albergo o in crociera, e ci sono quelle mega colazioni apparecchiate, lì la fame al mattino ci viene e mangiamo questo mondo e quell'altro. Facciamo. Sarà perché abbiamo pagato e non ci vogliamo lasciare nulla lì, però riusciamo a mangiare veramente l'impossibile. Qui c'ho un esempio, io visito anche nella zona di Tropea. Sostando lì ci sono molti stranieri, diciamo inglesi eccetera eccetera, proprio 2 o 3 mesi fa mi si è presentata alla sala colazione una coppietta che avevo davanti a me, una coppietta credo inglese, che era venuta già dalla corsa prima, si sono fermate, hanno mangiato delle uova, del bacon, hanno fatto una colazione tranquilla. Subito dopo 20 minuti, arriva il tipico italiano, credo 200 kg, diciamo. Ovviamente la cosa che si prende è il cornetto, si prende il bel bicchierone diciamo, di cappuccino, gli mette due bustine di zucchero, quindi con un quantitativo diciamo, elevatissimo, quindi con picchi dell'insulina, eccetera, eccetera. E poi ho notato, perché ormai ci faccio sempre l'occhio caso, clinico, insomma, ormai c'è, la professione non l'abbandona mai. Purtroppo c'è, quindi ho visto, guarda, come le colazioni internazionali, che ormai, ecco, Dieta Gift guarda anche le colazioni internazionali, no? Se vuoi facciamo qualche esempio, no? Nella colazione io dico c'è l'uovo, c'è dell'affettato, del tonno, del salmone, quindi poi come carboidrati ci possono essere delle piadine, ci possono essere dei toast, poi ci può essere la fonte liquida, quindi come il latte d'avena, il latte di riso, i latti vegetali che sto cercando di... Anche penso le stesse spremute, spremute, la frutta prima, cominciare con della frutta prima, quindi ecco, se uno fa una colazione organica in questo modo, sicuramente abbiamo detto sfruttiamo il discorso metabolico, stiamo in salute, perché poi ovviamente qua parliamo anche del discorso che la fai come salute. Il nostro regista intanto ci sta mostrando le diverse, ecco, sì, avere dei piatti, invitanti, ecco, perché quelle colazioni tristi dove vedi il pinolo, la fetta biscottatina con un veletto di marmellata, ci rende pure triste a mangiarla, no? Questa è la tipica colazione italiana. Mi viene da pensare ad esempio anche alla colazione siciliana, no? la granita con la brioche, che magari è un'alternativa, però anche lì manca qualcosa. Sì, manca qualcosa, ma se uno anche va... Anche se lì è un'innovazione, però sì, manca sempre qualcosa, soprattutto c'è quello che vedo, l'ostentazione alla proteina, cioè il fatto di mangiare le uova la mattina, certe volte vi dicono no, ma l'uovo non mi va, l'uovo no, però ci siamo dimenticati che noi da piccolini... ci facevano l'ovetto sbattuto, ma no? Le confesso una cosa, io per un periodo ho seguito una dieta che mi faceva fare anche questo tipo di colazione. Io stavo bene, cioè l'uovo al mattino con
la pancetta. Non è male. No, ripeto, anche perché in vacanza poi, quando trovi probabilmente già tutto apparecchiato, devi soltanto metterlo nel piatto per portartelo a tavola, magari lo fai. In vacanza mi viene un'idea, mi fai venire uno spunto, perché magari trovi tutto, quindi fai quelle colazioni fatte bene, quindi il pranzo completo, però poi fai poco movimento perché ti sdrai magari dopo un anno di lavoro. E quindi lì c'è un altro errore che hai congelato, non troviamo mai una via di mezzo. No, là è cercare di fare un buon equilibrio. Io dico certe volte, beh cavolo, vai al mare, c'è la... E puoi andare a fare del movimento lungo sulla spiaggia, ti puoi fare delle nuotate, cioè puoi fare quello che vuoi, e invece passi tutto il tempo sul lettino a leggere. È una questione sempre di testa e di organizzazione. Sempre di testa e di organizzazione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Con chi parliamo? Salve, buongiorno. Vorrei fare una domanda al dottor Gaetano. Sì, possiamo sapere il suo nome intanto? Sì, mi chiamo Giovanna. Benvenuta Giovanna, prego. Allora, dottor Gaetano, ho letto il libro della dieta GIFT, prevede comunque l'assunzione di proteine sia a colazione che a pranzo che a cena, quindi può essere definita una dieta iperproteica? Allora, questa è la domanda che mi fanno in molti, ma noi diciamo le proteine devono essere presenti nei tre pasti principali, ma assolutamente non dieta iperproteica, perché le diete iperproteiche o le diete chetogeniche, che io nel mio libro ho definito un pochino, non le ho definite bene, insomma, lì praticamente mangi solo proteine, mentre nel nostro, noi dobbiamo trovare un equilibrio mangiando carboidrati, proteine e fibra ad ogni pasto, quindi è una, più che altro una dieta equilibrata. Poi se andiamo a guardare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice di mangiare un grammo per chilo di peso corporeo di proteine, supponiamo che abbiamo una persona che mi pesa 70 kg, dovrebbe mangiare 70 kg di proteine, 70 grammi di proteine se è sedentario, ma siccome è sedentario non vogliamo che la persona sia sedentaria, quindi sì, abbiamo visto un piatto tripartito, siccome io moltiplico invece di uno faccio 1 e 2, quindi dovremmo mangiare intorno ai 90 grammi di proteine, ma se 200 grammi di carne o pesce ne contengono il 20%, andiamo a un quantitativo di più o meno, se mangio 200 avrò 40 grammi di proteine, altri 40 li mangerò a cena, e poi con un uovo raggiungo più o meno i 12-13 grammi di proteine, quindi io ho fatto i miei 90 grammi di proteine, che come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non vado oltre. Li ho spalmati quindi nell'arco dei pasti. Quindi, sì, perché dobbiamo spalmarli nell'arco dei pasti, perché le proteine, ricordo che vengono assorbite attraverso dei recettori nell'intestino, se io do un carico molto forte di proteine, quelle proteine verranno non assorbite e andranno a fare un po' di danni nell'organismo. Vengono disperse. Giovanna, spero lei sia soddisfatta della risposta. Sì, assolutamente. Grazie per averci chiamato, una buona giornata. Torniamo un attimo sul discorso e sul parallelo che abbiamo fatto tra il metodo GIFT e le altre diete, a volte appunto spacciate anche per miracolose, certo, perché sono quelle che magari ti dicono ti fanno perdere quei 5 kg in 7 giorni, e poi c'è il famoso effetto yo-yo. Certo. Perché il metodo GIFT si pone come l'alternativa valida e va invece ad esorcizzare questo effetto yo-yo? Sì, perché in effetti l'effetto yo-yo, è fatto bene a ricordare questa cosa qua, perché l'effetto yo-yo è drammatico. Perché il fatto di scendere di peso e prendere peso ha un impatto sia a livello psicologico, quindi che può portare anche a disturbi, ai DCA, ai disturbi del comportamento alimentare, ma può portare a problemi gravi di salute come per esempio gli eventi coronarici, che non tutti ci dicono queste cose qua, no? Il fatto che salgo e scendo di peso. Noi con la dieta GIFT, col metodo GIFT, cerchiamo di dire, anche se dobbiamo arrivare a un risultato stabile e duraturo nel tempo, quindi a me non interessa se ci metteremo 2, 3, 4 mesi in più per raggiungere l'obiettivo finale, ma quell'obiettivo deve essere raggiunto in modo stabile e duraturo. Cioè a me interessa quel tipo di obiettivo, il fatto che e sto notando che molte persone vogliono tutto e subito. Ho scritto un articolo che trovate poi sul mio sito francescoaritano.it, ho scritto a metà
a fine gennaio, il tutto e subito non è sicuramente la strada migliore, perché vogliono subito i risultati per poi riprenderli con interessi tutto quello che è stato perso. Quindi riflettiamo quando facciamo vogliamo la velocità, perché la velocità non sempre corrisponde a un metodo sano Quindi da seguire. in pratica è un metodo che insegna a mangiare, quindi non necessita poi di quello che solitamente viene chiamato mantenimento. Assolutamente, sfatiamo quest'altro mito, visto che stai nominando varie cose, mi stai dando gli spunti. Non esiste la dieta di mantenimento. La dieta di mantenimento è una, io la dico spesso nei vari convegni, che è una trovata, cioè il mantenimento deve essere fatto tutti i giorni, cioè dobbiamo cercare di scendere. Io ho parlato nel mio libro di dimagrimento a gradoni, quindi si scende piano piano, il corpo riprende i giusti segnali, finché poi a un certo punto il raggiungimento del famoso peso ideale, che non esiste, perché viene calcolato attraverso delle tabelle oggi il peso ideale di una persona, no? In base al vecchio indice del BMI, tu per un'altezza di tot devi pesare tot. No, tu devi cercare con quello strumento che ho detto prima, hai del grasso in eccesso, mi devi tornare a un grasso nella norma. Quindi il mantenimento è un altro concetto che deve anche andare via, perché quando hai raggiunto il tuo peso ideale, peso che tu, io dico alla persona, il peso ideale è il peso dove tu stai, ti senti bene, no? Perché ognuno ha una propria fisicità, un proprio aspetto dove si sente bene, e quindi quando il corpo lo raggiunge, devi continuare a seguire sempre un metodo che io intanto ho insegnato, cioè perché poi nel metodo GIFT, parlando di educazione alimentare, io devo insegnare un metodo, perché se una persona è allo sbando, e molte persone che vengono in studio li vedo allo sbando, perché non hanno un metodo, cioè non sanno, cioè dico che cosa devi mangiare, non sanno abbinare i cibi, non sanno che praticamente mi fanno domande strane sull'acqua, sono confuso un po' sull'acqua, se si beve ai pasti, fuori pasto, eccetera, eccetera, ma io insegno già da subito come devono comportarsi già nel tempo. E quindi già è un mantenimento che già iniziò con un'educazione Quindi in alimentare pratica all'inizio. chi può seguire questo metodo? Gli adulti, gli anziani, i bambini? C'è un'età per iniziare a seguire il metodo GIFT? Il metodo GIFT può essere seguito da tutti, assolutamente da tutti, perché se partiamo dal concetto che alla base ci sta l'educazione alimentare, perché vista la dieta come stile di vita, credo che i bambini. Allora, se vediamo i tassi di obesità che abbiamo in Italia, sono tassi molto alti. Il fatto, per far capire queste cose, dico, in tanti anni di diete che ci sono state proposte, l'obesità invece di diminuire è andata a crescere. Quindi c'è qualcosa che non va a livello istituzionale, e noi diciamo che se continuiamo a non dare un'educazione, a cambiare lo stile di vita, a dare una sorta di un cambio, ecco quello che viene be bene è il cambio di paradigma. Se non cambiamo questo paradigma con un metodo che è ragionato, perché la dieta GIFT va pure capita, cioè prima vedevo un piatto tripartito, noi diciamo che il piatto deve essere composto dalle tre cose, non Eccolo qua. possiamo, ecco, da carboidrati, da proteine e da verdure. Ancora vengono a propormi, vedo nelle diete che seguono, le diete dissociate, cioè mangio i carboidrati e la verdurina a pranzo, e poi alla sera mi mangio delle proteine con C'è delle da fare verdure. anche, perché siamo in chiusura, molte specifiche, perché ci sono alcuni alimenti che vengono vissuti come verdure che invece poi sono carboidrati.
Sì, diciamo no, io in questo caso non entro in merito perché la verdura la posso mangiare tranquillamente, ho detto che non abbiamo limiti di Ma mi viene da solito. pensare agli spinaci, ad esempio, che poi fondamentalmente sono comunque dei carboidrati, quindi Ma non... la quota, però... diciamo, la quota di carboidrati nella frutta e della verdura, abbiamo detto che la tralasciamo, se che ci, Ah, era per ecco. tornare, diciamo, al discorso del concetto classico. Siamo veramente in chiusura, dottor Garitano. Io la ringrazio per aver accettato il nostro Grazie invito e per aver a te, Alessandra. sciolto intanto un po' di nebbie che si erano create rispetto a questo metodo. Grazie anche ai telespettatori per averci preferito anche quest'oggi. Io, come sempre, vi lascio in compagnia dei programmi della rete e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.